Se vuoi perdere peso velocemente e stare bene con te stesso o te stessa, segui questo video fino alla fine. Premessa importante: quanto più mangi cibi ricchi di carboidrati e zuccheri, tanto più ne avrai voglia. Alt, non è colpa tua. Infatti questa caratteristica l'abbiamo ereditata evolutivamente. Segui questo video fino alla fine per scoprire il perché scientifico di questo desiderio e alla fine vedremo come gestire e ridurre questa fame e questa voglia costante di cibo e di carboidrati. Facciamo un salto nel passato all'uomo del paleolitico, un'era in cui non c'era così tanta disponibilità di cibo come oggi. Quando un uomo delle caverne trovava un albero pieno di frutta e iniziava a mangiare, il suo cervello gli inviava un segnale che inibiva la sazietà. In pratica diceva: mangia quanto più puoi, non importa che siamo sazi, perché non sappiamo quando avremo di nuovo a disposizione tutti questi zuccheri. E questo era necessario per la sopravvivenza della specie. Questo avviene perché nel nostro cervello c'è una specie di guardiano che si chiama barriera ematoencefalica. Questa barriera permette soltanto il passaggio di sangue, glucosio e chetoni all'interno del nostro cervello per poterlo nutrire. Il glucosio non è nient'altro che la forma più semplice di zucchero utilizzabile per il nostro organismo. Mentre il resto del nostro corpo può nutrirsi anche di aminoacidi e grassi, il nostro cervello può nutrirsi soltanto di glucosio e di chetoni. Dei chetoni ne parleremo in un altro video. Quando nel nostro sangue c'è un'elevata presenza di zuccheri, e questo avviene soprattutto dopo un pasto a base di zuccheri semplici, quindi tutto ciò che riguarda i dolci, avviene anche quando mangiamo carboidrati raffinati come pane, pizza e pasta, la glicemia aumenta rapidamente. Questo fa disattivare i lobi frontali del nostro cervello, quelli che controllano la razionalità, l'inibizione e la sazietà. Quindi anche se siamo pieni, il nostro stomaco, la nostra pancia è piena, il nostro cervello ci spinge a mangiare. Da qui nasce il detto: per il dolce c'è sempre spazio. Non a caso al ristorante la prima cosa che ci portano è il pane oppure i grassi. In questo modo iniziate subito a mangiare carboidrati. Questo giochino che ho appena spiegato avviene sul cervello, spingendovi a mangiare di più del solito. Lo stesso principio vale anche per il vino e per gli alcolici in generale, poiché anche l'alcol tendenzialmente contiene zucchero. Ecco perché quando facciamo l'aperitivo, quello che succede è che ci si apre subito una voragine. Come facciamo a contrastare questa fame tossica di carboidrati insistente? La prima cosa da fare è sviluppare consapevolezza alimentare, imparando quali cibi hanno un impatto basso sulla nostra glicemia. Questo favorirà una migliore sazietà e una minore sensazione di fame. Sto parlando di cibi sani e naturali, possibilmente poco lavorati, quindi tutto ciò che non è impacchettato e confezionato, come ad esempio tutti i cibi che vengono dalle verdure fresche di stagione e dagli amidi resistenti. È importante aumentare l'assunzione di fonti proteiche e di grassi di qualità, soprattutto i grassi polinsaturi. Questi permettono di sentirci più sazi. Questo approccio ci aiuterà a ridurre in maniera semplice e senza stress l'assunzione di zuccheri e carboidrati raffinati. Dopo 2-3 giorni di questo approccio potreste ancora sperimentare una fame da carboidrati, ma presto noterete un miglioramento nella vostra sensazione di benessere e soprattutto quello che noterete è una forte riduzione del gonfiore. Infatti ricordiamoci sempre che un grammo di glicogeno, che non è altro che la riserva di zucchero del nostro corpo, trattiene 3 grammi di acqua causando ritenzione e infiammazione. E attenzione, questo è importantissimo, perché un corpo infiammato sarà molto più difficile da far dimagrire, poiché il grasso infiammato risulta difficile da utilizzare per produrre energia. E qui entra in gioco soprattutto il digiuno intermittente, ma questo richiede tutto un altro trattamento. Vi lascio qui il link con la playlist completa per andarlo a approfondire. Ricapitolando, aumentiamo le proteine, aumentiamo i grassi di qualità, riduciamo i carboidrati raffinati e integrate nella vostra dieta carboidrati a basso impatto glicemico, più ricchi di fibre, più poveri di calorie, per mantenere la sensazione di sazietà. Se siete interessati a sapere di più su quali carboidrati scegliere, ho preparato una guida completamente gratuita che spiega quali sono e quali contribuiscono a sentirsi più sazi. Se vuoi avere la guida, commenta qui sotto guida e te la farò avere in privato.